i danni, le lesioni al ginocchio dovute ad artrosi, dovute a traumi. Come si interviene in questi casi per togliere il dolore e risolvere il problema? Il professor Francesco Franceschi, ortopedico all'ospedale San Pietro di Roma. Fate bene, fratelli. Allora, l'artrosi del ginocchio. L'artrosi è il famoso consumo della cartilagine dell'articolazione, quella struttura bianca, morbida, liscia, come la ceramica che ricopre le nostre articolazioni. Quando l'artrosi è così forte e procura danno, cosa fa lei? Come si interviene? Quando l'articolazione del ginocchio rimane bloccata, si gonfia, il paziente ha tanto dolore, bisogna cominciare a intervenire con delle infiltrazioni o con la terapia fisica, la famosa fisioterapia. E queste infiltrazioni di cosa sono e come funzionano? Ormai abbiamo tantissime possibilità, dall'acido ialuronico, dal cortisone celeberrimo, fino alle infiltrazioni biologiche, cioè con le piastrine o con le famose cellule staminali. Ma per quanto tempo funzionano, riescono a togliere il dolore? Purtroppo la loro efficacia è momentanea, perché quando si è instaurato un problema e quindi l'artrosi e quindi la cartilagine è danneggiata, bisogna risolvere il problema. Come? Si interviene come? In questi casi bisogna sostituire il ginocchio con una superficie protesica. Ecco, queste protesi quanto tempo durano? Sono definitive o no? Tutto ciò che si usa di più si consuma di più, per cui una protesi innestata in un paziente giovane può durare 10 anni, come la stessa protesi impiantata in un paziente più anziano di 70-80 anni può durare molto, molto di più, anche 20 anni.